ragazza mi ha lasciato. Non questa, quella. Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose. Gli ho detto, oh, mica è vero, mettimi la prova. Va bene. Qual è il mio onomastico? Come ti chiami? E mi ha lasciato. E sono rimasto da su. Io ho cominciato a... Mi meritavo. A me. Hai capito? Stasera? Allora. Comunque mi ha lasciato e sono rimasto senza me stesso. Quindi ho cominciato la masturbazione. Poi a un certo punto talmente tanto che quando accendevo YouPorn mi salutavano i ragazzi. E quindi ho provato a fare sesso a pagamento. Ma quanto mi possono dare? E qui. Quindi sono rimasto senza passesso per un sacco di tempo. Talmente tanto che la mattina mi sono torto il lenzuolo e non c'ho più il pisello. Se n'era andato. L'ho cercato un sacco di tempo, ma proprio tanto. A un certo punto l'ho beccato su Facebook. Se va a chiamare Cassio P38. È un megalomane. Mi ha taggato una foto dove canta in un gruppo a cappella. Io gli ho chiesto amicizia. Un cazzone più in meno su Facebook. Mo' sono rimasto senza pisello. Però a Roma li vendono. C'è un negozio. Si chiama Che Cazzo Vuoi. È ripartito. E quindi mi sono messo il pisello nuovo e sono andato subito su YouPorn a provarlo, no? Quando mia madre fa basta, non ti masturbare, che se ti masturbi diventi cieco. Dica, ma è una leggenda, mica si diventa cieco, hai capito mamma? Mamma, sono tuo padre. Ho prestato 10.000 euro a un amico mio per rifarsi la plastica facciale. Non so più che cazzo è. Tornando alla mia famiglia, tutti curiosi, dicevo, sono stato ad Amsterdam, chiamato mio cugino perché me lo prendi i funghi, no? Dico, Ale, a Peppi hai funghi ad Amsterdam, che devo fare? Fatta la doccia senza metropoli. Torno da Amsterdam e porto un fiorellino a un amico mio di marijuana. Questo amico mio è molto proprio di quelli che fuma subito, infatti appena glielo ho dato si è subito fatto uno spinello, non accorgendosi di una pattuglia di carabinieri di vicino che appena lo hanno visto l'hanno cominciato a picchiare selvaggiamente, ma questo amico mio continuava a fumare. Loro lo picchiavano e li continuavano. L'hanno picchiato a sangue per ore e ore e ore. Finché non è finita la canna. Poi a quel punto ha fatto finta di morire. Ma i carabinieri se ne sono accorti. E lo hanno ripicchiato di nuovo. Beh, stanno come si è fatto 3 giorni di coma. Quando sono andato a svegliarlo, sono lì vicino che ho fatto, oh, come stai? Appena mi ha guardato mi ha detto, ma che cazzo di marijuana mai dato?
Grazie.